Assisi diventa la prima città del sollievo in Umbria, impegnandosi a dare il suo contributo concreto per alleviare la sofferenza nel senso più ampio della parola a quanti sono nella malattia e in difficoltà. È quanto emerso durante la conferenza stampa che si è tenuta martedì 8 novembre nella sala del Consiglio del Comune di Assisi. All'iniziativa ha dato il patrocinio anche la diocesi di Assisi Nocera Umbra, Gualdo Tadino, rappresentata da Monsignor Vittorio Peri, che ha preso parte alla conferenza stampa. La rete delle città del sollievo, ha precisato Cinzia Aristei, professoressa responsabile della struttura complessa di radioterapia oncologica del Santa Maria della Misericordia e promotrice dell'iniziativa, è un progetto nazionale concepito dall'associazione Gigi Girotti, cui le associazioni assisane di ambito sanitario hanno deciso di aderire per arrivare poi al riconoscimento ufficiale che sarà dato alla municipalità. Domenica 13 novembre, infatti, la città di Assisi, ha aggiunto, riceverà la pergamena di Città del Sollievo dal presidente della fondazione, dottor Emilio Carelli. Con questo riconoscimento si avvia un percorso che poi dovrà svilupparsi con azioni concrete.